Ciao ragazzi, innanzitutto vi chiedo scusa per la mia voce, ma ho un po' di raucedine, quindi vi chiedo scusa se magari mi mangerò qualche parola o se mi inceppo un attimo. Però tra il tempo e tra il fatto che lavoro alla casa di riposo dove hanno incominciato ad accendere a bomba i caloriferi e quindi c'è dentro una temperatura altissima, siamo sui 25-26 gradi, esci, fa freddo, questo è il risultato. Però sto bene, niente di che, solo un po' di abbassamento di voce, un po' di neanche bruciore di gola, proprio solo voce che va e viene. Oggi vi parlo, insomma, parliamo di cose belle, quindi oggi vi parlo di un profumo che è questo, Anima Nera di Roberto Capucci. Questo profumo l'ho riscoperto quando vi ho fatto il video dei miei profumi di Capucci che avevo. Uno di voi, che è Antonio, mi aveva lasciato sotto un commento dicendo: "Conosci Anima Nera?" E io gli ho detto: "Guarda, sinceramente no, nel senso che l'avevo visto, però non l'ho mai sentito." Quindi sono andato in questi giorni da Acquasapone che dovevo fare delle commissioni e ho preso il profumo, che è questo. Questa è la scatola. È un formato da 100 ml, è un eau de parfum e l'ho pagato 14,90 euro. La scatola mi piace tanto, è giocata sui colori oro e nero e diciamo che predomina il color oro rispetto che sulla boccetta che ve la faccio vedere tra poco. Molto semplice, cartoncino liscio. Mi sarebbe piaciuta se magari fosse stata di cartoncino ruvido, più grezzo, però comunque carina anche così, elegante diciamo. La boccetta invece è questa. Sulla boccetta domina il color nero, è proprio un vetro nero scuro. Rispetto alle altre fragranze di Roberto Capucci da uomo che hanno il vetro, insomma, la boccetta sono tutte simili, questa forma triangolare in qualche modo, però sono di vetro trasparente, cambia il colore del liquido. Questo è proprio nero. E ha il tappo importante come tutte le fragranze, color oro, e dove poi è riportato RC, che è appunto Roberto Capucci, qui davanti. Allora, quando sono andato da Acquasapone, l'ho spruzzata, l'ho annusata e è stato insomma amore a prima snasata, insomma, cioè, mi è piaciuta subito. La trovo una fragranza che è sulla lunghezza d'onda di un profumo che vi ho fatto vedere pochissimo tempo fa, che è questo, che è lo Spice Bomb. Cioè, al mio naso la avverto come una fragranza che si avvicina a questa. La trovo una fragranza più soave, più dolce, più vanigliata dello Spice Bomb, ma hanno secondo me qualcosa in comune, c'è cioè qualcosa che li lega. C'è una similitudine. E poi io avevo già da tempo un altro profumo che ve l'avevo fatto vedere, che era questo, l'avevo comprato da un cinese, questo, che era una ispirazione, un profumo di ispirazione al Tobacco Vanille di Tom Ford. E anche con questo ci trovo una similitudine, cioè li trovo legati, come dicevo l'altra volta, del profumo Iceberg Man con il Dior Homme e con il Gentleman di Givenchy. C'era un filo conduttore e anche tra questi tre trovo in qualche modo un filo conduttore, qualcosa che li lega. Comunque, oggi il protagonista è lui, Anima Nera, quindi parliamo di lui. Questo profumo è stato lanciato sul mercato nel 2017. Su Fragrantica è catalogato come legnoso, speziato caldo, agrumato e fresco. Le note della piramide olfattiva sono note speziate, note legnose e agrumi. È un profumo che io lo trovo veramente buono, cioè come vi dicevo l'altra volta per quanto riguarda Spice Bomb, è uno di quei profumi che mi piacerebbe, se dovessi essere io un profumo, profumare come questi profumi. Lo trovo assolutamente una fragranza
adatta per questo periodo autunnale e per l'inverno. Una fragranza molto avvolgente, intensa, sensuale, sexy, molto buona. Io le note che avverto, come vi dico sempre, io non sono un esperto, non sono un naso, cioè sono proprio una persona a cui piacciono i profumi, li compro, mi piace mettermi i profumi. Io per quanto riguarda la parte agrumata, non avverto particolari note agrumate. Posso avvertire una nota fresca, una nota che mi ricorda il limone, ma che secondo me può essere data anche da una spezia che può essere il cardamomo. Quindi può essere sempre contenuta nella parte speziata, però potrebbe essere anche una nota di limone. In qualche modo ci sento questa parte. Però secondo me delle note speziate, quella che sento tantissimo che salta fuori su di me è la nota della cannella. Io ci sento pepe, cannella e ci sento anche tipo una nota che può sembrare quella dei chiodi di garofano, che hanno questo dolce amaro, questo odore particolare, che sembrano anche fiorito in qualche modo, però un fiorito che si perde, cioè, sento questo contrasto dolce amaro e mi piace molto, lo sento molto appena spruzzato, si sente tanto questo. Poi, dopodiché, ci sento nella sua evoluzione. Esce questa parte dolce, questa parte vanigliata, che secondo me è data anche da un'altra spezia che può essere la fava tonka. Secondo me c'è tra le note speziate questa spezia che gli dà appunto questo carattere dolce, questo carattere vanigliato, questo carattere sensuale, che è una dolcezza che non è stancante e non è assolutamente stucchevole, cioè è armonizzata in questo profumo e che secondo me questo profumo rispetto allo Spice Bomb lo rende anche un profumo che potrebbe essere unisex e portabile anche da una donna, perché è appunto più dolce dell'altro, l'altro è un po' più pungente, questo è un po' più dolce. E poi come note legnose, ho fatto delle ricerche per vedere le note legnose, secondo me come nota legnosa secondo me c'è della betulla che ho visto essere qualcosa che si avvicina all'odore del cuoio, all'odore del tabacco e c'è un odore particolare. E mi ricordo che quando da piccolo andavo da mio zio fumava la pipa. E aveva questo tabacco che aveva un odore particolare che lo ritrovo in questo profumo. Può essere come non può essere, insomma, al mio naso ci sento questo. E poi ci sento quella parte, anche secondo me, data dal legno di sandalo che lo rende un profumo dolce e anche cremoso, poi unito alla fava tonka, gli dà ancora più cremosità, più dolcezza. Veramente un ottimo profumo, veramente ottimo, per quello che costa, sentitelo perché ne vale veramente la pena. Come peculiarità del profumo, è un profumo che ha una buona persistenza, è un profumo che, come anche questo, io dopo circa 3 ore non lo avverto, nel senso che il mio naso si vede che si abitua a questa fragranza, non lo avverto. Di tanto in tanto sento delle folate di profumo, però non lo avverto così forte e chiaro. Però le persone che sono vicino a me, che lavorano con me o che l'ho indossato anche nel tempo libero, mi dicono che si sente il profumo, che è un forte profumo, che è buono, che lascio il mio odore quando cammino, si sente. Quindi questo mi ha confermato il fatto che forse è il mio naso che si abitua. Buonissimo. Veramente, veramente buono. E mi piace, sono contento di averlo scoperto. Devo ringraziare Antonio che mi ha dato il là per sentirlo. E diciamo, quando io l'ho sentito, appunto, ho trovato questa similitudine con lo Spice Bomb, questa, diciamo, essere un profumo che è sulla stessa lunghezza d'onda dell'altro, quindi l'ho preso anche per fare una combo, per poter fare una buona base di questo profumo
e poi spruzzarci anche questo per, diciamo, intensificarlo, visto che questo è un pochino più dolce rispetto all'altro. Contentissimo di averlo scoperto, contentissimo di averlo condiviso con voi. Se vi capita, provate a sentirlo perché è veramente molto buono, anche per donna, secondo me. E chi ce l'ha mi lasci i commenti insomma, per farmi sapere come si trova e cosa ne pensa. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa per la voce se non avete capito magari qualcosa, che mi sono mangiato qualche parola, vi chiedo scusa. Vi ringrazio come sempre, ringrazio i nuovi iscritti e come sempre ci sentiamo nel prossimo video. Grazie veramente a tutti. Vi lascerò sotto il link per seguirmi su Instagram e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. E come vi dico sempre, alla prossima. Ciao a tutti!